inaugura la stagione di prosa uno dei testi più amati di Edoardo De Filippo, Filumena Marturano, con due interpreti perfetti nei panni dei protagonisti. Quando ho fatto sapere chi sei stato tu e su quale casa ti venni a pigliare, mi hanno dato ragione a forza. E ti distruggo, figlio mio. Io ti distruggo. È venuto. E ha riuscito niente più. Atto zitto, non parlare, non posso sentire. E guardo da dritto tutto quello che tengo che ho, papì. Non ti guardi più in faccia. A voce mia non la sento più. Ma la femmina si sta e tale si è rimasta. E c'è bisogno di dire così come dici tu. Cate, una novità. Non sanno tutti quanti che sono stati a Dostevo. Però a Dostevo ci venivi tu. Tu sei malato. E come malato ti hai trattato? Perché te la trattai in altra maniera, a te. Sono tutte uguali all'uomo. Quello che ho fatto me lo piango io, la mia coscienza. Ma tu sono moglie e a qua non mi muovono neanche i carabinieri. La nuova produzione del Teatro Stabile riconferma la collaborazione con Stefano Massini e Ottavia Piccolo in un'avventura che unisce teatro e musica. Ci sono a volte delle storie che in qualche modo non valgono per se stesse, ma valgono in quanto che sommario di infinite altre storie. Un viaggio incredibile, tanto più incredibile in quanto che reale, la storia di Haifa è tratta in realtà da un'esperienza vera, di questa coppia, di due donne, appunto una bambina e l'altra anziana, che si sono attraversate l'Europa sulla cosiddetta rotta balcanica. Il portare certe storie fino nel cuore della provincia italiana sia veramente una delle più alte testimonianze di pratica e di militanza culturale e civile che oggi si possano vedere. Quindi trovo che gli attori siano, ancora prima che delle figure artistiche, oggi siano secondo me degli eccezionali operatori civili, è una cosa che penso molto. E Ottavia, secondo me, incarna questo assioma nel migliore dei modi. Haifa, che sembrava nata per stare ferma, in realtà si fa 5.000 chilometri insieme alla sua nipotina di 4 anni, attraversa il mare, attraversa i Balcani, parte da Mosul e arriva a Stoccolma. E quando si raccontano queste storie, si bypassa tutto. Le stupidaggini che sentiamo dire in giro, e lei lo fa perché non può fare altro, non può che andare. Non sarò sola in scena, anzi saremo molti, perché l'orchestra OMA, appunto, diretta da Enrico Finche, sarà con me in scena e non ci sarà una musica di accompagnamento, la musica sarà parte integrante del racconto. Ci sto lavorando con il piacere di costruire insieme un percorso, di fare un viaggio fra parola e musica, con l'idea di portare in scena questi musicisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo, con cui lavoro da tanto tempo e che sono già di per sé una piccola storia, perché è un'orchestra che racconta i suoni contemporanei delle città di oggi, fatte di viaggi, di migrazione, di culture diverse, di diversità. E quindi in qualche modo l'ensemble perfetto per raccontare questa storia incredibile che è Occident Express. Dopo il successo registrato in tutti i teatri che ha toccato, arriva a Perugia l'ora di ricevimento, con Fabrizio Bentivoglio e la compagnia dei giovani del Teatro Stabile. Tutte diverse le mie classi e tutte uguali. Nel tempo ho scordato i nomi, i visi, le voci, ma quelli passano, si sa. Ciò che resta, ormai lo so, sono i miei soprannomi. La mia Inés una volta mi ha detto... Il professore dice che sembro...